ben alzati. Come hai detto tu, una splendida, uno splendido centro in provincia di Ascoli Piceno, che è Fermo. Diciamo che Fermo è ricca di storia. Pensate che già nel 193 a.C. Ha combattuto a fianco di Roma il re di Siria. Questo per dire che ha una tradizione storica molto molto importante. Diciamo che anche dal nome in latino Firmum si può capire l'importanza di questa città. Pensate che la radice fir significa saldezza, infatti Fermo è ben salda sopra una collina alta 320 metri e vicino al mare, quindi a Fermo puoi trovare mare e collina e montagna. Che cosa cercheremo di scoprire oggi a Fermo? Le realtà principali di questa città in provincia di Ascoli Piceno sono tre, e cioè l'industria della calzatura, molto importante, il turismo e la cultura, appunto. Per quanto riguarda l'industria delle calzature, noi entreremo in una fabbrica e vedremo come nasce una scarpa, specialmente da donna, perché, come potremo scoprire, è molto più difficile costruire una scarpa da donna che non da uomo. Per quanto riguarda la cultura, entreremo nel Palazzo dei Priori, dove tra le altre cose potremo vedere per la prima volta un'opera di cui non vi dico però l'autore. Ed infine per il turismo, il turismo qui già vi ho detto, la montagna e il mare, questo bel Adriatico che nonostante le alghe rimane sempre molto molto bello, e lì sarà una sorpresa perché ci vedremo per le 9.33. Quindi un programma molto molto intenso, partiamo dall'aspetto tecnico delle scarpe per immergerci nella cultura e poi nel turismo. Quindi io vi rimando ricordandovi che fra le altre cose a Fermo è nata la prima scuola tecnica, il primo istituto tecnico, prima ancora del Feltrinelli di Milano, e fra le altre cose nasce Galeazzo Maria Visconti Sforza, quinto duca di Milano, quindi questa è la dimostrazione come sia importante. Bene Stefano, allora ci vediamo alle 7.38. Alle 7.38, a tra poco. Mi è venuto da chiedermi se le scarpe del Loca l'hanno fatte a Fermo. Bene, una mattina. Settore calzaturiero, turismo e cultura. Queste le tre realtà di Fermo. Qui ci troviamo in una fabbrica di scarpe, di calzature. Questo è il banco della progettazione. Sì. Qui che cosa avviene? Dunque, noi dal disegno lo riportiamo sulla forma e poi in piano il modello e poi lo sviluppiamo nei vari pezzi. Tutti questi pezzetti o di cartone? Questa è una fodera, poi ci sono i vari rinforzi, la pelle. Praticamente da questi pezzi di cartone nasce una scarpa. Voi su questi pezzi di cartone tagliate la pelle e poi nasce la scarpa. Benissimo, allora Puccio, iniziamo questo viaggio per conoscere come nasce una scarpa nei vari settori. Buongiorno. Buongiorno. Qui che cosa fa lei? Io sto preparando una tomaia per la tomaia è questa parte? Sì. Ecco, e poi che cosa ci mette? Che cosa ci incolla? È la fodera, che è questa qui. Benissimo, grazie mille. Buongiorno signora. Buongiorno. Il suo compito? È quello della messa in fodera. La tomaia, incolla la tomaia sulla fodera? Sulla fodera, sì, con tutti i vari rinforzi, il termoplastico dietro, preparata per l'orlatura, insomma. E poi andremo a vedere la scarpa, grazie. Questa è un altro settore, buongiorno. Buongiorno. Il suo compito? Fase dell'orlatura. Quindi cuce? Cucire, sì. È particolarmente difficile? No, direi di no. Senta, ma cucire questo tessuto? Sì. È facile? Per me sì. Complimenti, arrivederci. Altro settore? Allora, questo che cos'è? Con questa fase di lavoro si termina il lavoro dell'orlatura, che poi va al montaggio, la tomaia. Quindi praticamente questa tomaia è pronta. Benissimo, allora andiamo a vedere come nasce una scarpa. Certo, in 6 minuti è difficile spiegare come nasce una scarpa. Allora, la tomaia qui, qual è quest'altra operazione? Questa è la prima fase del montaggio. Ci fa vedere? Mettere la tomaia sulla forma e così prende la forma della forma. È difficile questa operazione? Abbastanza, perché sono pellami delicati e con la massima attenzione si lavora. Ecco, però mi sembra che il risultato sia ottimo. Guardate, ecco, facciamolo vedere anche. Ecco.
È ottimo. Buon lavoro e complimenti. Altri settori che insieme al cotitolare dell'azienda Ferruccio Traini cerchiamo di analizzare. Questa è una macchina infernale, però quella dopo penso che sia più interessante. Questa che operazione è? Fare i carganni, chiude la macchina dietro per chiudere bella i carganni bene. Benissimo. Sembra facile costruire una scarpa. Con il contitolare dell'azienda, della fabbrica, cerchiamo di capire le ragioni delle 2500 aziende solo nelle Marche. Intanto qui un'altra macchina. Questa che operazione effettua? Questa è una preparazione di base prima da mettere in tasca. Benissimo. Questa è un'operazione particolarmente difficile? Abbastanza difficile, perché serve per perfezionare il tacco che va inserito dopo questa fase. Benissimo, allora continuiamo questa chiacchierata. Come mai 2500 aziende circa solamente nelle Marche? Più che nelle Marche, nella zona del Fermano la grossa concentrazione è a livello di aziende medio piccole, diciamo a livello artigianale. Anche a livello artigianale. E a livello export? Sì, a livello export. Adesso ci avviciniamo verso il prodotto finito e da qui praticamente vengono esportati in tutto il mondo tutti i prodotti che effettivamente noi facciamo. Questa praticamente è la scarpa che abbiamo visto all'inizio. Sì, questa è la scarpa terminata. Che abbiamo visto all'inizio e qui lo ritroviamo prodotto finito. Benissimo. Puccio, 6 minuti son pochi per spiegare come nasce una scarpa. Speriamo di avervi dato un'idea. Ci vediamo al collegamento successivo. Benissimo. Da questa fabbrica è tutto per il momento. Arrivederci. Benissimo. Grazie Stefano. Ricco di cultura. Accanto a me per l'occasione un Virgilio d'eccezione, Luigi Casale, direttore della biblioteca comunale. Innanzitutto, perché Palazzo dei Priori? Perché in questo palazzo si insediavano questi priori che erano i magistrati della città, che governavano la città nel passato, vero? E che erano costretti a... Erano costretti a rimanere qui. Senta, alle nostre spalle un quadro a cui lei è particolarmente affezionato. Perché? Bello, perché è meraviglioso. Di chi è? Splendido. È di Pietro Paolo Rubens. Data? 1608. Perché è particolarmente affezionato? Sono affezionato perché c'è uno splendore di colore, di vivacità, di luminosità. Quello che più interessa, la luminosità. Ecco, cioè, luminosità, elemento di? Di tipo caravaggesco, ecco. Io so che fra le altre cose ci sono anche elementi del barocco. Sì, là dove vediamo il volo degli angeli, colpiti anche loro dalla luce del Bambino Gesù, ecco, lì vediamo questo inizio dello stile barocco. Benissimo, cambiamo stanza col nostro Virgilio. Di questa pinacoteca, qual è il pezzo più pregiato? Quello forse a cui voi siete più attaccati? Siamo molto legati e molto gelosi. Perché? Perché è una rarità, anzi una unicità. Diciamo per i nostri telespettatori che non è mai stato ripreso dalle telecamere. Mai. E che cos'è? È il torso del Cristo di Michelangelo. Puccio, questa esclusiva, ce lo spiega? Questo lo possiamo affermare, è una questione che si sta studiando ed è ancora in atto. Lo possiamo vedere dal volto, il cosiddetto non finito michelangelesco. Lo vediamo anche dalle smartellate e lo vediamo anche dalla configurazione del torso. Ma in che materiale è, Stefano? Che materiale è? È il materiale di pietra. Pietra. Ah, pietra. Molto pregiato. Appena termineremo lo riportate in cassaforte. In suo servizio. Benissimo. Io approfittando... Ma scusa Stefano, dimmi. Vogliamo approfondire un attimo questo tema del tronchetto di Michelangelo. Dove è stato rinvenuto? Dove è stato rinvenuto? Mi sta chiedendo Puccio. È una donazione di un nostro concittadino, un architetto, Giovan Battista Carducci, molto appassionato di queste cose, e lo ha acquistato a Roma. E poi Puccio ti dico una cosa, sono molto gelosi. Io in questi giorni di preparazione del collegamento ho cercato di sapere, di scavare, niente, non dicono nulla. Origini misteriose. E hanno ragione. Io invito il nostro Virgilio a accompagnarci e apro una parentesi, prego, apro una parentesi con Patrizia Nicolini su un aspetto un po' particolare di Fermo, cioè l'agricoltura. È vero che da qui partono ortaggi per tutta Europa? Sì, parte la più parte degli ortaggi, divisi in tre grandi categorie, la più parte delle insalate, i cavolfiori e anche i finocchi. Come mai tutta questa grande quantità?
Il segreto di tutto questo è da ricercare innanzitutto nei tipi di terreno che sono eccezionali e anche nella mentalità giusta dell'imprenditore della zona. Senta, lei giovane, giovane imprenditrice, è una nota solitaria qui a Fermo? No, sono in compagnia di altre giovani imprenditrici come me che hanno trasformato la vecchia agricoltura a mezzadrile in un tipo di agricoltura a conduzione diretta con l'ausilio di operai a tempo determinato e indeterminato. Benissimo. Stefano, stiamo vedendo delle bellissime immagini di esterni di Fermo. Sì, infatti abbiamo messo una terza telecamera su una loggetta e ci consente di ammirare la bellezza di questa città. Io ringrazio Patrizia Nicolini e col nostro Virgilio un accenno a questi costumi. Abbiamo parlato dei priori, siamo qui nel palazzo dei priori ancora, e questi sono gli abiti o le toghe che si chiamavano roboni che indossavano i signori priori. Benissimo, Puccio, il fiore all'occhiello di questa pinacoteca. Entriamo nella stanza del mappamondo e comprendete perché si chiama stanza del mappamondo, guardate qui che bella opera accanto a noi. Con il nostro Virgilio, io mi diverto a chiamarlo Virgilio perché è un pozzo di sapienza. Che data ha questo mappamondo? È datato, si vede bene, 1713. Senta, è stato restaurato. Come è costruito? È stato restaurato nel 1986, quindi recentemente, ed è una particolare costruzione. Perché io nel passato credevo che ci fosse un telaio dentro, invece è vuoto, è tela rigonfiata così a forma di globo con cartone incollato all'interno, cartone pesante. Ne sapevano uno più del diavolo questi antichi. Ma faceva parte degli arredamenti del palazzo? Sì, sicuramente. Puccio, un'altra domanda, ci si può studiare sopra geografia? Sì, ci si può studiare, ovviamente se uno vuole studiare per quanto riguarda la parte che è l'oceano, la zona oceanica, non la trova, perché non trova l'Australia perché ancora non era arrivato Cook. Benissimo, Puccio, so che il tempo sta per scadere. No, abbiamo ancora un minuto. Ah, benissimo, allora vedete qui c'è il mappamondo bello, ma siamo circondati da libri, quanti? 37.000 volumi qui dentro. Qua dentro. Qui dentro. E non le chiedo il più importante, ma quello forse più bello. Il libro più bello lo abbiamo qui accanto a noi ed è importante, interessante ed è una rarità perché è un trattato di anatomia umana studiata direttamente sul cadavere umano. Ed è la prima volta. È la prima volta. Senta, la particolarità, i disegni di questo libro sono fatti? I disegni, la parte grafica è per lo più del Tiziano. Del Tiziano, anche i disegni, ecco, facciamoli vedere. Bello. Senza dubbio. Io ringrazio il Virgilio che ci è stato utilissimo, ma un'altra cosa, Fermo è importante anche per altri documenti. Con Giuseppe Morichetti, che ha diretto l'archivio di Stato di Fermo, cerchiamo di scoprire quest'altra curiosità. Questa lettera che lei ha in mano, che cos'è? È un privilegio dell'imperatore Ottone IV di Brunswick che nel 1211, tra l'altro, concede a Fermo anche la facoltà e il potere di coniare monete. Monete che noi vediamo qua dentro in questa bacheca. Ecco, difatti qui c'è la dicitura. Plenam licentiam damus et potestatem facendi atque cudendi rectos denarios. È l'atto istitutivo della zecca fermana. Senta, che operò fino al 1799 con alterne vicende. Io so che ci ha preparato anche un'altra cosa molto bella. Una particolarità, a questo documento era corroborato da un sigillo d'oro, il quale è andato perduto, 1211. Senta, ci fa vedere quell'altra documento che veramente, Puccio, guardate, è eccezionale. Questo è invece una bolla papale, una bolla papale con il quale Onorio IV nel 1224 concede alla città di Fermo i privilegi de regalibus, cioè i privilegi spettanti al sovrano, a se stesso come sovrano dello Stato Pontificio. Senta, e qua qui, sotto? Questo invece è il sigillo plumbeo. Da una parte c'è il nome del Pontefice Onorio IV e dall'altra le effigie di San Pietro e San Paolo, cioè le colonne della Chiesa. Bene. Beh, Puccio, un viaggio veloce, ma penso...
potete aver avuto l'idea di quello che è racchiuso. Un viaggio nella storia. Un viaggio nella storia. A questo punto rimane l'ultima parte, l'aspetto turistico. Ci vediamo tra un po'. Benissimo, grazie. Arrivederci. Stefano. L'appuntamento è alle 9.33 per i saluti. L'inquadratura di fermo. Siamo riusciti ad arrivare qui giù con una telecamera. Siamo arrivati al mare, in riva al mare. Perché cosa? Perché qui cerchiamo di scoprire l'altro aspetto di fermo, e cioè l'aspetto turistico. Qui accanto ho un pescatore, facciamogli subito una domanda. Buongiorno. Buongiorno, dica. Quanti pesci? Niente, solo aria buona. Beh, penso che già pesci, sia importante. E la salute, guarda. Buona fortuna. Ma a parte il pescatore, con il signor Felice Chiesa, che è il presidente regionale della FAIDA, che è l'associazione nazionale tra i gestori di campeggi, cerchiamo di analizzare questo aspetto, cioè il turismo a fermo. Io so che l'anno scorso avete avuto circa 400.000 persone, avete tantissimi posti letto. Siete veramente così organizzati? Beh sì, posso dire tranquillamente, senza ombra di dubbio, che abbiamo a livello di campeggi i campeggi più attrezzati della costa adriatica, completa di tutti i servizi, senza che stia a farle un'elencazione. I servizi che oggi servono, dalle attrezzature sportive a tutte le attrezzature di divertimento. Io so anche che offrite mare, montagna, proprio perché la collocazione geografica di fermo vi consente questo. Esatto, su quello che noi puntiamo molto è la possibilità di far scoprire ai turisti che vengono al mare anche tutta la ricchezza dell'entroterra marchigiano, che è veramente bello. Senta, mare, non si può non parlare di alghe. Quanto ha inciso per la vostra stagione turistica il problema delle alghe quest'estate? Beh, direi pochissimo.